questo è il problema, no? Però che poi dopo è una, c'è una circolazione di violenza, no? Ma io non credo che sia questo il problema. Il problema è di avere delle leggi chiare che consentano alla vittima di potersi difendere. Perché se io ho un bambino di 10 mesi e mezzo a casa e di notte trovo uno che va nella camera di mio figlio dopo avermi sfasciato mezza casa, io se riesco, io lo tolgo di Ma già mezzo. adesso è così. Quindi no, non è così Ma lei adesso, piace? perché Cioè, sono quello quelle che succede, affermazioni, li quello che sparo, succede. faccio. Cioè, questa Ma idea in allora, cui il dobbiamo tema. Non autodifendere. dica questa cosa, Le Rizzi, perché armi. lo possiamo dire noi, ma non lei che è al governo. Io posso No, dire. siamo d'accordo che c'è un ruolo diverso, non è un libero cittadino. Quindi uno dice, ho sentito un membro della maggioranza del governo che dice io tolgo di mezzo le persone. Ma No, guardate, anche qui mi sembra una io cosa quello da che dico, matti. io quello che Quei due dico, però. signori anziani che dicono io faccio Non potete uscire la vedere persona da sì, casa ma mia per i allora. piedi, se lo fanno pagheranno un prezzo incredibile e non dobbiamo dire alla gente Allora, che io si può difendere e che deve quello che sparare. voglio dire è Purtroppo che è le così. Ma armi guarda che per devono avere una essere pistola usate. Fate parlare Rizzo una volta, però, se no non con capisco. cautela. Detto questo, Ecco, allora detto oggi, questo già siamo detto contenti. questo, oggi in Contrario di Italia quello detto le 5 no, minuti fa. oggi in Italia le armi le hanno i delinquenti, molto spesso non le hanno neanche le forze dell'ordine, che spesso sono sottoarmate rispetto ai delinquenti. Vediamo ad esempio la polizia locale quando deve fare. Io mi sono Però questo risolviamolo, trovato, sto problema. Siamo arrivati al governo, in una rapina con due che casualmente erano extracomunitari, ma che avevano due mitragliatori in strada 5-6 anni fa, con i vigili urbani che sparavano in aria e che l'unica fortuna che è stata che uno di questi qua alla fine è finito sotto una macchina. Allora, questo è Oh, Gesù. successo in Allora, provincia di Alessandria. vabbè, ma come? Vogliamo. Ma No! Allora, scusatemi, questo vado in è pubblicità e reale o non è continuiamo la reale? Allora, discussione. io devo Perdonatemi, garantire ho ai la miei cittadini pubblicità, la la faccio sicurezza. finire e faccio Credo che le rispondere forze migliore. dell'ordine deve essere data la possibilità di agire. Pubblicità, Credo torniamo anche che la subito. proprietà.